Buongiorno a tutti, bentrovati a questa nuova puntata di Mattina in Salute. Per questa prima parte parleremo di equilibrio e vertigini. Lo facciamo con la dottoressa Mariangela Coscarella, otorinolaringoiatra dell'ospedale di Manerbio. Bentrovata, dottoressa. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti voi. Grazie per essere qui con noi. Grazie anche a voi di avermi invitato. Allora, io ho introdotto la puntata dicendo che parleremo di equilibrio. Perché parleremo di questo argomento e soprattutto cosa si intende quando diciamo avere equilibrio e da dove nasce il nostro equilibrio? Quando parliamo di equilibrio, vengono coinvolte diverse strutture. Io sono un otorinolaringoiatra. L'attore, il primo attore che viene coinvolto è proprio l'otorino. Per quale motivo? Perché all'interno dell'osso temporale, cioè nella nostra testa, abbiamo una struttura molto bella, molto particolare, che è costituita dall'orecchio interno. Dall'orecchio interno. Abbiamo la prima immagine, Sì, vediamo la prima perfetto. immagine. Questo orecchio interno è fantastico per la sua caratteristica di in silenzio, perché non sappiamo, nessuno conosce l'orecchio interno. Conosciamo l'orecchio che ha la grande funzione quella di farci sentire, ma oltre a questo ha la capacità di mantenerci in equilibrio. Perché ci mantiene in equilibrio? Perché all'interno di questa struttura abbiamo sia una zona anteriore che quella della coclea che ci fa sentire e la parte posteriore che è costituita, come vediamo dall'immagine, da due camere, quelle azzurre piccoline, che sono l'utricolo e il saculo, e poi tre canali. Parliamo di strutture molto piccole, cioè di 2-3 mm. Però hanno questa grande capacità di mantenerci in equilibrio. È molto importante per noi medici, per chi si occupa di vestibologia, per chi si occupa di otorino, conoscere la funzione di queste strutture, perché grazie ad esse possiamo stare in equilibrio, e grazie ad esse un'alterazione di una piccola parte di questa ci fa perdere proprio l'orientamento nello spazio. Le due figure che vi ho fatto, nella figura avete visto due piccole stanzette che sono quelle, l'utricolo e il saculo, quelle in azzurro. Queste due piccole stanze ci permettono e lavorano con il vettore gravitazionale. Noi stiamo in equilibrio, però il nostro organismo deve far fronte al vettore gravitazionale. E cosa significa? Significa che io vado in accelerazione, sto in equilibrio in orizzontale, perciò vado contro il vettore gravitazionale e il movimento orizzontale è dato proprio da questa particella, da questo organo che è denominato utricolo. Ce ne possiamo accorgere di questa accelerazione quando ci fermiamo ad un semaforo. Noi ci fermiamo, siamo accanto al guidatore. Chiudiamo gli occhi per un attimo e abbiamo, nel ripartire, abbiamo la sensazione proprio del movimento ed è dato proprio da questo piccolo organo. Invece l'accelerazione verticale è data da un altro piccolo organo che è quello, è il saculo. Quando noi andiamo in ascensore, saliamo in un grattacielo, ascensore tutto chiuso, abbiamo la sensazione della verticalità, cioè del salire in su, e questo movimento di verticalità è dato da quest'altra struttura che si chiama saculo. Invece i tre canali semicircolari, che abbiamo sia l'utricolo e il saculo, i canali semicircolari sono sia sul fronte destro dell'orecchio e sia sul fronte sinistro e lavorano in contemporaneamente tutte e due. E i canali semicircolari invece permettono il movimento della testa. Noi pieghiamo la testa in avanti, indietro. Questo piegamento della testa e questo movimento della testa ci è dato da questi canali semicircolari. Queste strutture poi contengono queste cellule,
che si uniscono insieme le cellule in dei filamenti e formano il nervo vestibolare. Abbiamo il nervo vestibolare superiore e inferiore, però il nervo vestibolare che si unisce al nervo acustico e formano il nervo stato acustico, cioè l'ottavo paio di nervi cranici. La connessione è complesso il sistema dell'equilibrio, ecco perché sia il medico sia il paziente è molto spaventato. Quindi a volte, dottoressa, mi scusi, la interrompo per capire questo. A volte quando noi diciamo ho perso l'equilibrio, quindi non sempre o sono molte le cause diverse, lo sappiamo, però inizia da lì la nostra perdita dell'equilibrio oppure dobbiamo allarmarci e ricorrere, cioè come fare a capire che effettivamente c'è qualcosa che non va all'interno del mio orecchio, ecco. Faccio la domanda così in modo più semplice perché sono certa che magari da casa dicono io mi sento a volte instabile. Questa perdita instabile, avrò un problema alla testa, avrò un problema perché il primo pensiero è l'aspetto neurologico, ecco, forse giusto. Così l'ho spiegato giusto, in modo più chiaro. Giusto, ecco, spaventa molto la sintomatologia vertiginosa perché noi che siamo del settore conosciamo questo bellissimo organo, però questo organo ha delle connessioni, questa via vestibolare ha delle connessioni col sistema nervoso centrale, perché l'input parte dal labirinto, ma il labirinto ha delle connessioni con la periferia, con il sistema propriocettivo e ha connessioni con il sistema nervoso centrale. Ecco perché il paziente è spaventato, perché è disorientato, perché non sa di avere una struttura così sofisticata che coordina i nostri movimenti. E sicuramente è giusto che il paziente sia spaventato e l'otorino è in grado di fare una diagnosi differenziale, ma anche il medico di medicina generale, su una vertigine di tipo centrale e una vertigine di tipo periferica. Quando parliamo di vertigine, cosa si intende? La vertigine è una rotazione, è una sensazione illusoria di questo movimento rotatorio della stanza che di solito quando viene definita in questo modo è più una sintomatologia di tipo periferica. Altre volte viene definita come una sensazione di sentirsi girare qualcosa nella testa, sentirsi muovere qualcosa nella testa. Oppure alcuni pazienti riferiscono quello che in inglese dicono un termine molto usato anche da noi, è la dizziness, l'instabilità posturale, cioè la mancanza del terreno sotto i piedi. E il paziente ha queste oscillazioni che avverte e noi otorini, grazie all'anamnesi, che è una cosa fondamentale e importante raccogliere, possiamo capire quale di queste zone presenta il disturbo, presenta la patologia. Cause. Allora, mi dà la seconda diapositiva. Le cause, quando noi ci troviamo di fronte al paziente vertiginoso, oggi, grazie alla nuova tecnologia, possiamo testare tutti i recettori dell'organo dell'udito, cioè dell'organo dell'equilibrio, cioè come vi ho detto prima i tre canali semicircolari, l'utricolo e il sacculo. Quali sono le cause che maggiormente colpiscono la periferia, quest'organo? E la causa che maggiormente noi ritroviamo negli ambulatori, nei nostri ambulatori e troviamo anche in pronto soccorso, è la vertigine parossistica posizionale benigna. Il termine già ci mette tranquilli, perché è una vertigine sicuramente che dà un fastidio al paziente importante, perché perdere la cognizione dello spazio, vedersi capovolgere
tutto quello che gli ha intorno, sicuramente una condizione non fisiologica e spaventa molto il paziente. Parossistica, perché parossistica? Perché arriva all'improvviso, arriva così senza una giusta causa. Il paziente si trova violentemente in questa situazione devastante. Ma vi tolgo una curiosità. Noi spesso sentiamo le persone dire non vado in montagna, non mi affaccio su quel terrazzo perché soffro di vertigini. Che differenza c'è tra quel soffrire di vertigini e le vertigini di cui stiamo parlando? C'è una differenza? Significa la stessa cosa? Ecco, ci sono delle sfumature diverse? Cioè, qual è l'entità di questa vertigine e magari quale dell'altra? Se c'è una differenza, dottoressa? Allora, c'è la vertigine d'altezza. La vertigine d'altezza è sempre, ritorniamo all'anatomia, che è quella che ci fa stare in equilibrio, e quell'organo della verticalità del sacculo, quell'organo che noi non abbiamo abituato a progressivamente, perché sono organi sensoriali e noi gli organi sensoriali li dobbiamo tenere continuamente in allenamento. Perciò il soggetto che ha difficoltà a salire su un grattacielo è perché non ha abituato quest'organo, che è l'organo sacculare, a questa forza di gravitazionale a livello verticale. Ecco perché il paziente il soggetto che va in alto ha la sensazione della vertigine. È una sensazione, perché questi recettori che valutano la verticalità non hanno questo tipo di allenamento. Invece un atleta, prendiamo un giocatore di pallavolo, ha un allenamento continuo di questi recettori, sia per quanto riguarda la corsa in velocità e sia nel saltare e nel far canestro. Perciò sono recettori che sono continuamente in allenamento. Quindi questo fa capire che c'è una differenza tra quello che abbiamo detto inizialmente in puntata, insomma, tra le vertigini che arrivano all'improvviso e ci fanno paura, ci spaventano, e questa tipologia di vertigine. Ah, sicuramente, sicuramente. La vertigine di cui vi stavo parlando, che è la vertigine quella che si riscontra maggiormente nei nostri ambulatori, è provocata da un sassolino, da uno stolite. Infatti i pazienti arrivano in ambulatorio e dicono: dottoressa, ho i sassolini nell'orecchio, perché ormai si sente parlare molto di questo tipo di patologia. Fortunatamente è conosciuta in qualunque ambiente, perciò la malattia dei sassolini, la vertigine parossistica posizionale benigna, che nel raccogliere l'anamnesi, nel raccogliere la storia, perché ricordiamoci che quando abbiamo un paziente vertiginoso, l'80% della diagnosi si raccoglie con l'anamnesi. Il paziente è lì di fronte a noi e ci dice: dottoressa, io nel svegliarmi stamattina, nel girarmi verso un determinato lato, ho visto la stanza violentemente girare, ho visto tutto capovolgermi addosso, e in più con disturbi neurovegetativi, che sono la nausea, il vomito, la tachicardia, che sono quelli maggiormente i disturbi, oltre alla sensazione vertiginosa, che danno fastidio al paziente. A questo punto, nel riposizionarmi, dottoressa, poi nel mettermi fermo a letto, la sensazione vertiginosa è sparita. Ma sono gli stessi sintomi che vediamo e notiamo nella labirintite? La labirintite. Quindi c'è la possibilità di confondersi e dire ho la labirintite? No, per un esperto in vestibologia... Parlo ovviamente del paziente, sì, che il si paziente... sveglia e dice: vedo girare tutta la stanza, ho la nausea, ho il vomito, sarà la labirintite. E invece c'è una precisa differenza tra quello di cui stiamo parlando, quindi vertigini, e labirintite. Ma sicuramente, sicuramente la labirintite, il paziente
mette tutto nello stesso calderone. La vertigine, il paziente giustamente la prima cosa che pensa è la labirintite, non può mai e poi mai immaginare che quell'organo otolitico, quella cellula che si trova negli organi otolitici, nel sacco e nell'utricolo, è scivolata e finito nel canale semicircolare laterale. E perciò il paziente, e se mi dà la terza diapositiva, le faccio capire cosa è successo in questa, quella successiva. Ecco, adesso vedete nella diapositiva che andrà, sì, andrà in onda, fra poco. È quella, è quella dopo, dottoressa? Va no, bene. È quella con i sassolini. Vediamo se... Scusate. Se sì, non si preoccupi, siamo in diretta. Eccola, quindi, eccola. Perfetto, ecco, questa è la, il paziente non sa di avere quel... piccoli sassolini che fuoriescono da una parte dell'orecchio e si mettono nell'altra, in una zona dove non devono starci. Perciò il paziente, quando avverte questo mondo che gira, parla di labirintite. La labirintite è tutt'altro. La labirintite è un processo infiammatorio di queste zone che ci mantengono in equilibrio, oppure del nervo che ci mantiene in equilibrio. Quindi diciamo che quando sentiamo, anzi facciamo un piccolo passo indietro, la vertigine quanto può durare, queste vertigini? Arriva da un momento con l'altro, ci sono dei campanelli d'allarme, quando arriva, allora, arriva in modo violento, riesco a gestirla? Allora, dipende sempre dalla patologia e dalla causa, che oggi fortunatamente conosciamo la causa che determina quel determinato sintomo, perché la vertigine è un sintomo, non è una malattia. La vertigine parossistica posizionale è data, il paziente si mette dal lato che evoca la vertigine, si rende conto di stare male, pian piano si riporta su un'altra posizione e a quel punto la vertigine viene controllata, tranne che non ritorni di nuovo sulla stessa posizione che ha evocato quel tipo di disturbo. La vertigine da labirintite, cioè da un processo infiammatorio dovuto a un virus, non al coronavirus assolutamente, che fortunatamente il coronavirus non ha niente a che vedere con l'infiammazione a livello, fortunatamente, non dà sono contenta che abbia sottolineato questo aspetto, perché se ne è sentito anche parlare di questa relazione tra coronavirus e labirintite. Io adesso non so se anche nei suoi studi qualche paziente gliel'ha citato questa relazione, però io l'ho sentita ovviamente da alcune persone, e infatti fa sorridere perché poi sembra tutto concatenato. Quindi insomma, che spontaneamente lei abbia sottolineato questo aspetto è interessante. No, questo è da puntualizzare, perché non ci sono dati scientifici assolutamente che il coronavirus dia dei problemi a livello della via vestibolare, della via dell'equilibrio. E sono agli altri i virus, abbiamo la famiglia dell'herpes virus, che è responsabile invece di un'infiammazione o di uno di quei recettori di cui prima vi ho parlato, oppure del nervo vestibolare. È una malattia che regredisce in 10-15 giorni. Quello che consigliamo noi ai pazienti è di, le prime 72 ore sono delle ore, diciamo, importanti, perché il paziente avverte una sintomatologia molto impegnativa. Allora vengono dati dei sintomatici, degli antiemetici, oppure dei farmaci che agiscono nel sedare il labirinto, ma poi quello che si consiglia al paziente è di ripristinare la sua vita quotidiana tranquillamente, pian piano, ma non di rimanere allettato, perché subentrano nei processi infiammatori della via vestibolare dei compensi centrali che fanno sì che il paziente si possa riprendere tranquillamente.
Immaginiamoci una situazione, sento questo fastidio, mi gira tutta la testa, riesco a controllarlo, però mi alzo dal letto e vedo che ancora non ho, ho questa percezione che mi dà fastidio. Cosa devo fare? Iter diagnostico. Allora, a quel punto abbiamo i pazienti che si rivolgono in pronto soccorso e lì l'attore è il medico di pronto soccorso che deve fare la prima cosa fondamentale che io consiglio è quello di fare una diagnosi differenziale tra centrale e periferica. Ed è fondamentale perché la diagnosi di centralità deve essere fatta in modo rapido e veloce e questo ne va la prognosi del paziente, perché prima siamo tempestivi nel fare la diagnosi, meglio è per la prognosi del paziente. Poi il medico di pronto soccorso, nel momento in cui si rende conto che siamo di fronte a una vertigine di tipo periferica, coinvolge lo specialista che è l'otorino-laringoiatra. Il paziente arriva alla nostra osservazione e lo portiamo nell'ambulatorio di vestibologia ed iniziamo ad esaminarlo. Come ho detto, esaminiamo la storia del paziente e già dalla storia ci facciamo un'idea. Poi valutiamo un segno obiettivo molto importante che è il nistagmo. Dobbiamo ricercare questo movimento tonico con una fase rapida e una fase lenta dell'occhio, perché quelle strutture che vi ho detto che ci mantengono in equilibrio, che si trovano nell'orecchio interno, sono in collegamento con i muscoli estrinseci degli occhi, perciò al movimento della testa corrisponde anche il movimento dell'occhio, perché l'immagine deve rimanere sempre sulla fovea anche quando noi ci muoviamo, e questo è dato da questa connessione. Ecco perché è complessa fare una diagnosi di instabilità o di vertigine, perché guardate quante strutture iniziano ad essere coinvolte in questo processo. E forse diciamo che è anche difficile riuscire a trovare subito la strada giusta, perché a volte quando succedono questi, si hanno questi sintomi, campanelli d'allarme, a volte si ricorre da vari specialisti e forse l'ultimo a volte è l'otorino-laringoiatra, e in realtà invece capiamo bene quanta importanza nella diagnosi abbia ricorrere dall'otorino. È giusto, Francesca, questo ci accorgiamo spesso, che il paziente vertiginoso fa una via crucis, cioè coinvolge determinate figure. C'è la vecchia guardia, che io la chiamo, che fa riferire tutto alla cervicale. È la cervicale, la vertigine è dovuta alla cervicale. A volte io mi arrabbio perché devo far capire, e non è facile perché ormai è talmente profonda questa convinzione, che far capire al paziente che la cervicale non c'entra niente è veramente difficile. È difficile, bisogna spiegare al paziente che ci troviamo di fronte sì a un coinvolgimento posturale, ma il coinvolgimento posturale è dato dalla sensazione vertiginosa importante che il paziente ha e dalla contrazione dei muscoli, perché il paziente va in cerca di una posizione di difesa. Il paziente non vuole stare male, non vuole avere la vertigine, perciò tende ad assumere delle posture che sono poi responsabili di una condizione di contratture muscolari, di instabilità posturale, perché nel momento in cui io cambio postura, io cambio atteggiamento, inizio ad avere anche un certo senso di instabilità. Perciò grazie oggi anche alla divulgazione e a questa possibilità di portare avanti questi discorsi, far capire comunemente che l'organo, diciamo, preponderante nell'equilibrio è
l'organo interno dell'orecchio. Perché a volte si pensa davvero a tutto, come dice lei, cervicale, pressione, problemi neurologici, di tutto, di più, e magari poi l'ultima opzione a cui si pensa è il discorso otorino-laringoiatra, il discorso problema all'orecchio piuttosto che altro, e quindi si perde tanto tempo. Sì, questo è vero, si perde tanto tempo, e la perdita di tempo ci crea un altro problema molto importante da tenere presente. A volte i medici che non si occupano di vestibologia dicono: Madonna, quello è un ansioso, è uno che soffre di depresso, ma il paziente sta male. Il paziente sta male, e il problema è che la vertigine, quando tende a cronicizzare, sempre questo sistema, sono tante le connessioni. Io dico, siamo in un bivio o siamo in un incrocio, ci sono tante vie che si incrociano, e anche nella condizione della vertigine abbiamo questa connessione tra sistema limbico, ipotalamo e via vestibolare, che tende a cronicizzare quella sensazione di vertigine. Perciò quello che suggerisco al paziente che soffre di vertigine è di non aspettare tanto, di non creare quella condizione di ricordo, perché sappiamo che il sistema limbico è il sistema dell'emozione, è il sistema dei ricordi, e quello capta questa nostra sensazione di stare male, perché il dolore, lo stare male, questo sistema lo diventa, il sistema limbico lo conserva, e nei momenti di maggiore fragilità di una persona, in una condizione di stress, perché la vita ci porta ad avere dei momenti di stress, quel sistema si risveglia, e il paziente ha quella sensazione di instabilità, di vertigini, che non è normale, non possiamo assolutamente renderci conto di questo tipo di connessione. La periodicità, dottoressa, cioè può capitare una volta nella vita, può capitare molto frequentemente, c'è una rilevanza da questo punto di vista? E secondariamente le chiedo anche, così magari se vuole fa un discorso appunto completo senza che la interrompo, se dovessimo trascurare questi sintomi, le nostre vertigini, innanzitutto quando è che dobbiamo preoccuparci? Quindi parliamo delle tempistiche, parliamo di quando dobbiamo preoccuparci, e poi se sottovalutiamo questo problema, cosa succede? Bene, allora, nella vertigine parossistica posizionale, allora è bene andare subito dall'otorino, perché prima si va e prima si sta meglio, in quanto la diagnosi si esegue con una manovra, e nello stesso tempo riusciamo a fare anche una manovra liberatoria. Perciò liberiamo il paziente da questa sintomatologia, il paziente non ha bisogno di terapia, e si ha una restituzione ad integrum dell'organo. Io elimino quel calcolino dal canale che, girandomi, mi provoca la vertigine, e sto bene. Da tenere in considerazione che questa malattia però è frequente, può essere anche recidivante, perciò nel momento in cui ho una crisi so benissimo che posso risolvere questo problema rivolgendomi allo specialista che si occupa di questo tipo di trattamento, mi esegue la manovra e io sto bene. Voglio puntualizzare che è frequente più nel sesso femminile, è recidivante in quei pazienti che soffrono di malattie autoimmunitarie della tiroide, e in pazienti che presentano una riduzione della vitamina D. Una malattia invece che è frequente anche nei nostri ambulatori, e mi dispiace, perché è una patologia che abbiamo veramente le mani legate, perché è la malattia di Menier. Questo medico diede nel 1861 diede questo nome a questa triade di sintomi, cioè vertigine,
ipoacusia e acufeni. Acufeni è il fischio. È il fischio, il tinnitus. In questo tipo di malattia, che è una malattia veramente devastante, debilitante, e chi soffre di vertigini perché è affetto da questa malattia, sicuramente è un paziente da tenere molto in considerazione, da tenere in considerazione, perché le vertigini possono essere anche molto vicine una dall'altra, oppure si possono manifestare dopo un lungo periodo, però si fa diagnosi, l'otorino fa diagnosi perché ha questa triade di sintomi, presenta diverse fasi, però il paziente è un paziente veramente provato, perché la vertigine è una vertigine che può durare da qualche ora anche a qualche giorno, e nelle fasi, diciamo, più avanzate di questa malattia, a volte il paziente perde completamente l'udito e il paziente continua ad avere queste vertigini recidivanti. A cosa è dovuta questa malattia? Sappiamo cosa succede nell'orecchio, ma non conosciamo ancora l'eziopatogenesi di questa malattia. È un aumento di liquido all'interno di quella struttura che vi ho precedentemente fatto vedere, cioè a livello della coclea e dell'organo dell'equilibrio. Aumenta il liquido per quale motivo? Perché non riesce ad essere eliminato, o perché la stria vascolare ne produce tanto? Ancora si sa poco, è scoperta nel 1861, però ancora come e cosa è che provoca questo tipo di malattia non lo sappiamo. Manovra, quindi, torniamo alle nostre vertigini, andiamo in pronto soccorso, arriviamo dall'ottorino laringoiatra, facciamo la manovra. Ho delle recidive, esiste un trattamento, esiste una cura? Allora, se lei parla delle manovre, abbiamo sempre la vertigine parossistica posizionale. L'unica cura è la manovra. Sappiamo che con la manovra stiamo bene, allora dobbiamo andare dall'ottorino, che ci rifà di nuovo una bellissima manovra e ci rimettiamo di nuovo a posto. Una curiosità, dottoressa, è una domanda che probabilmente per lei sarà un po' banale, però sappiamo che ricorre tra noi non esperti. Quando appunto torniamo alle nostre vertigini o d'altura o di un gioco, non so, le montagne russe o altre situazioni di questo tipo, quanto influisce la percezione della paura e la realtà dei fatti? Cioè, che differenza c'è tra una percezione, una paura, un timore, un senso di ansia e una realtà? Allora, l'ansia perché nei bambini non c'è, nei giovani non c'è? Perché sono abituati a quel determinata eccitazione di quelle strutture sensoriali. È normale, più si va avanti con gli anni, più l'ansia, se si ha un'instabilità, una perdita di equilibrio, l'ansia subentra, ma non abbiamo mai visto un bambino che sulle montagne russe che ha l'ansia, perché ha dei sistemi sensoriali che sono perfetti. Invece l'anziano che va incontro a una presbiatassia, cioè un invecchiamento fisiologico di tutti gli organi sensoriali, è normale che la minima instabilità, la minima percezione di perdita di controllo dello stare in equilibrio fa aumentare lo stato di però ansia. Però sappiamo anche che anche nei giovani adulti c'è questa percezione. Adesso io l'esempio più lampante sono non so, un terrazzo magari che non ha la sicurezza, piuttosto che quei ponti incredibili. Abbiamo questa idea di mancamento, di giramento di testa. Ecco, quella secondo lei, anzi mi dia lei la chiave di lettura, è una percezione sensoriale emotiva? Non c'entra nulla con quel problemino? Allora, non c'è un problema a livello dell'organo sensoriale dell'equilibrio, è uno scarso allenamento
dell'organo sensoriale all'altezza. Quindi quello che ci abbiamo già anticipato all'inizio della puntata. Brava, benissimo, sì. Quindi è uno scarso allenamento e quindi potrebbe anche essere che nel passare del tempo possa cambiare la mia percezione. Ma sicuramente, perché il nostro organismo è un organismo perfetto. Tutti gli organi sensoriali possono essere, se non sono lesi, riattivati con delle terapie riabilitative. Cioè, quello è fondamentale, quello che facciamo noi anche nei pazienti vertiginosi che hanno il danno dell'organo. Allora, a quel punto facciamo fare una terapia di tipo riabilitativo, terapia che serve proprio ad utilizzare delle strategie, delle altre strategie per mantenere in equilibrio la persona. Dottoressa, ha altro da aggiungere, magari qualche particolare che nella nostra conversazione ci è sfuggito? Abbiamo ancora qualche minuto prima di chiudere questa prima parte di Mattina in Salute. Allora, io quello che suggerisco e ci tengo veramente tanto, perché mi rendo conto che quando sono in ambulatorio mi trovo con dei pazienti che per lungo tempo assumono degli atteggiamenti da evitare la sintomatologia vertiginosa, tendendo a cronicizzare, a creare delle strategie errate. Io consiglio al paziente che soffre di vertigine di non trascurare questo sintomo, perché col progredire dell'età tende sempre a diventare più importante e poi di difficile risoluzione. Grazie dottoressa, io la invito se desidera per un'altra puntata e magari parleremo anche di labirintite, dato che abbiamo comunque accennato qual è la differenza e quali le situazioni, quindi se desidera tornare a trovarci noi l'aspettiamo con molto piacere. Va bene, grazie Francesca, l'argomento è un argomento molto vasto, molto interessante e io sono a vostra disposizione quando volete, vengo ben volentieri. Grazie, grazie a tutti. Grazie a lei dottoressa, noi ci fermiamo per qualche minuto e torniamo con la seconda parte di Mattina in Salute.